mi sa che devo aprire un po' di più la porticina. Bene, allora, come vedete ragazzi, tuta nuova, grazie mille Francesco, mi hai fatto aspettare un po' per questa tuta, però finalmente è arrivata e sono felicissimo perché non pensavo una qualità così, sinceramente, sono rimasto davvero colpito. Eccomi qua, tutto, manca una cosa, affumicatore, finalmente tutto brandizzato marcia. Allora, sto per andare a controllare il livello di scorte delle famiglie. Oggi che fa bel tempo. Mamma mia, mamma mia. Ho la batteria quasi scarica, perciò non so fin quando riuscirò a filmare. Eccoci qua. L'avevo stretta, mantengo comunque la posizione su cui l'avevo stretta. Bene, e gli metto su semplicemente l'altro pacco. Ok, e basta, il lavoro è semplice, procedo così. Ci avevo già guardato, adesso non mi ricordo quanto, credo non mi ricordo quando, ma credo una settimana fa circa, mamma mia, un voraci. Sì, sì, siamo partiti. Allora glielo sposto giù in qua e gli metto ok. Adesso una famiglia che mi interessa particolarmente vedere come sta, ovvero la 6. Questa l'ho stretta su due telaini perché ovviamente non piccola ma di più. Qua vado e gliene metto su un altro, vediamo. Così piccola e non è ancora morta, wow. Ok, guardate qua che roba, tutta questa condensa. Questa è la 8, la famelica 8. Ci sono alcune api al di là del diaframma. Mamma mia, se lo sono spazzolato. Qua covata sarà davvero... Non inizio a stimolare perché Dio sa cosa succederà. Qua comunque vedo che di spazio ce n'è ancora. Sono larghe perché fa caldo oggi. E sono un po' al di là dei favi per andare e vediamo cosa c'è di là. Andiamo a scugliosare. Però guardate qua che favi bei bombati. Qua l'ho consumato il miele che c'era. Allora qua la tarma, proprio qua. Binettar, aiuto fondamentale. Guardate che ripresa, mamma mia. Bene.
Allora, oddio, polistiroli ce li hanno tutti. Vado a guardare nuove famiglie. Spazzolato. Guardate che roba, neanche un goccio. Sapete che quasi quasi queste qua non sarebbero da stimolare, mi stanno occupando tutti i favi. La covata comunque non ha tantissimo spazio perché è piena di scorte. Sono un po' indeciso sul da farsi perché vi dirò, ho da popolare tutte quelle arnie lì. Facciamo sciamare questa famiglia? Io penso proprio di sì. Le farò sciamare, così inizio a popolare l'arnia cattedrale, la topper e la log beehive. Perché lì mettere un telaio e scrollarli dentro è un po' complesso. Perciò quasi quasi il candito glielo do. Cosa folle. Però ragazzi, questa è apicoltura con Andrea la mossa. Ok, un pezzettino ce l'avevano ancora, perciò forse non sciamo. Mamma mia quante sono. Poi essendo nel polistirolo, buono. Manteniamo tutto in omeostasi. Allora, qua non ho stretto, non ho fatto nulla e non ho intenzione di farlo perché ci sono tante tante scorte. Ovviamente non parto con la liquida perché sarebbe folle adesso. Vi dirò come mi troverò con questo telo. Bello che mi mantiene, guardate che bello, questi gli angolari mi mantiene gli angolari. Mamma mia, mamma mia. Pacco finito. Questa è su 9. Ed è preoccupatamente bella. Bellissima, ci metto solo un pacco, anche se qua sarebbe da darne due se proprio voglio, però non esageriamo. Buono. Ok, allora ero qua per provare la tuta della Marsia e bellissima, magari adesso mi faccio una filmatina. Allora, a parte il cerchietto che mi è caduto qua dietro, direi che la tuta è pienamente approvata. Voi cosa dite? Ce l'avete la tuta della Marsia? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Ho visitato tutte le famiglie. Allora, siamo oggi è un bel tempo e non si possono fare previsioni oggi perché sarebbe troppo roseo e perciò aspetto, sicuramente aspetto ancora e vediamo, vediamo. Piovuto, piovuto, acqua non manca. Quest'anno le piante di nettare indubbiamente ne daranno, questo è proprio assiomatico. Il problema è che se piove sotto fioritura, addio fiori, ciao ciao raccolto. Ragazzi, un altro video finisce qua, iscrivetevi al canale perché stiamo crescendo, però siamo ancora piccolini, la gente non vuole iscriversi al mio canale, però i video li guarda manualmente, andate a cercarli
ogni volta su YouTube. Ragazzi, se vi iscrivete vi arriva la notifica direttamente sul telefono. Ho la batteria quasi scarica, perciò non so fin quando riuscirò a filmare.